Grazie Gennari, Pomica Salmaggiore, avete portato Novara a gara 5 dopo una battaglia delle vostre. Abbiamo dimostrato che sappiamo giocarle queste partite dentro o fuori, l'abbiamo dimostrato con Conegliano, ma l'abbiamo dimostrato tutto l'anno e oggi ce lo sentivamo che non volevamo farle festeggiare in casa nostra, quindi ce la giochiamo sabato. Hai giocato una gara molto importante per le tue statistiche, la tua prestazione, ma al tie break sei stata decisiva. Cosa sei riuscita a mettere in campo ancora di più nel quinto? Quando le gambe non rispondono bisogna andare di testa e non lo so, credo che giocare una finale per lo scudetto a 23 anni credo che ti dia tutti gli stimoli di cui necessari. E a questo pubblico che vi spinge a Novara cosa dici? Il pubblico è stato il settimo giocatore in campo, è stato fenomenale, ci ha aiutato, io l'ho sentito tantissimo, ci credevano quanto noi, quasi più di noi, quindi grazie. Grazie a te, in bocca al lupo. Crepi! In Massirressi, Pomica Salmaggiore. Una partita in cui tutto sarebbe stato decisivo, i liberi sarebbero stati decisivi e tra te e Stefania una battaglia. È stata veramente una battaglia, ma ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo tutto, poi per noi era l'ultima partita in casa, non potevamo non vincerla. Ci sarebbe rimasto l'amaro in bocca. Giocare qui al Palaradi sicuramente vi ha motivato moltissimo, la gente che vi circonda vi sommerge del suo affetto. Ora che partita sarà gara 5 secondo te? Mi dispiace che non siamo qui a gara 5 perché per noi il pubblico è importante. Però adesso quello che c'è dietro è molto più grande, quindi andiamo a Novara e proviamo a prenderci quello che vogliamo tutti. È vero che non è una partita conclusiva, però è una partita comunque molto importante. C'è una dedica che vuoi fare per questo? E a me stessa, sinceramente, in questo momento, perché ho fatto tanti sacrifici e me lo merito, dai! Penso proprio di sì, in bocca al lupo! Grazie, Crepi! Grazie.